Le eccellenze meridionali testimoniano un sud diverso dall'immagine di territorio poco sviluppato. Il mattino ha voluto radunarle in veloci faccia a faccia nell'ambito del convegno Dal Sud al Mondo, tenutosi a Palazzo Reale di Napoli. Ascoltiamo il direttore della testata partenopea, Federico Monga. Si raccontano storie di eccellenza, a voler dimostrare che anche dal mezzogiorno, nonostante una narrazione, un contesto difficile, si possono creare storie vincenti. Questa mattina noi abbiamo deciso di raccontare appunto le eccellenze con l'obiettivo, insomma, di favorire un effetto emulazione in modo da poter innalzare la media economico e sociale che obiettivamente resta ancora un po' bassa. Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, ha parlato dello stato dello sviluppo economico nel Mezzogiorno. Raccontare il Sud partendo dalle sconfitte è il modo peggiore per fare il bene del Sud, raccontare il Mezzogiorno partendo dalle vittorie è il modo migliore per aiutare il Mezzogiorno. Le ZES valgono tutte le altre misure di politica industriale che non sono sistematizzate. Se fossero sistematizzate sarebbero una cosa semplice e utile. Pezzi di territorio del Mezzogiorno hanno un vantaggio competitivo maggiore di altri e le imprese e i cittadini lo useranno. A concludere il ciclo di interviste, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nativo di Napoli. Durante il suo intervento ha deciso di spiegare una volta e per tutte che cos'è lo spread. Semplicemente vuol dire che da noi per emettere un titolo di debito pubblico, un BTP, si deve promettere un rendimento molto più alto che in altri paesi come la Germania. E quando questo è molto alto ed è alla fine tale da causare un livello di tassi di interesse sul debito pubblico, un onere del debito particolarmente elevato, in presenza di una capacità di crescita, un tasso di crescita del prodotto bassa, il rapporto famoso tra il debito e il prodotto fa fatica a scendere e questo a sua volta crea una preoccupazione se non vi sono misure percepite come volte a far innalzare la capacità di sviluppo del paese.